Sicuramente un grande momento di festa, di gioia e di unità. Un'unità che si ritrova specialmente con le persone che ritornano a Corato dopo un periodo di lavoro trascorso fuori Corato. E si rinnova la devozione al Santo Patrono, ma si rinnovano quelle che sono anche le attività proprie di questa festa, come il classico giro del corso, il classico incontro dei parenti, la visita al Santo, il concerto e quelle che sono le attività legate appunto al pranzo del Santo, legato alla festa. E proprio per questo, per esempio, l'amministrazione, tra le iniziative nuove, ha voluto pensare a quelli che sono i più poveri della città, dando la possibilità di offrire 50 pasti per le famiglie meno abbienti di Corato. Accanto a questo, la possibilità rivolta ai giovani di potersi esprimere con un concerto durante la serata del 20, di martedì 20 in Piazza di Vagno, dove ci saranno delle band coratine molto famose tra gli adolescenti, che potranno appunto presentare quelli che sono i loro brani all'interno di Piazza di Vagno, che in questo momento è la Piazza dei Giovani. Ecco, una festa come quella di San Cataldo e come quella appunto di tanti santi patroni è uno strumento fondamentale di promozione del territorio, ma naturalmente lo è tanto di più quanto più i cittadini conoscono questa tradizione, questa storia, se ne riappropriano. E questo vale soprattutto per le giovani generazioni, quindi l'idea di costruire intorno alla festa patronale un sistema di comunicazione, di promozione, di conoscenza moderno, consente di realizzare quella frase che Mahler diceva, che appunto la tradizione non può essere semplicemente adorare le ceneri, ma deve essere tenere vivo il fuoco. Tenere vivo il fuoco significa proiettare la tradizione del futuro attraverso una progettualità di cui l'identità diventa strumento di costruzione progettuale. Bene, la festa patronale anno dopo anno è un momento in cui una comunità cittadina, una comunità ecclesiale si ritrova per fare memoria e riappropriarsi della propria storia, le proprie tradizioni, i valori fondamentali. San Cataldo è il santo patrono di una piccola comunità che sta poi tra l'altro nella diocesi di Anagni, dove io sono stato per diversi anni impegnato nel seminario regionale, la comunità di Supino. Ho visto che anche qui a Corato la festa patronale, il rapporto con il santo patrono è veramente coinvolgente per tutte le persone della città. Il santo patrono di per sé accomuna tutta la cittadinanza, proprio perché è scelto anche dalla cittadinanza come riferimento spirituale. Ed è chiaro che maggiormente in questi tempi in cui è facile trovare luoghi o situazioni dove c'è disgregazione, ci sia aggregazione, ci sia opportunità dello stare insieme. La festa estiva rimane sempre un'occasione, perché la festa liturgica è sempre a maggio, ma la festa estiva rimane un'occasione anche per permettere a coloro che sono emigrati negli anni di poter partecipare, di poter vivere un momento a livello cittadino con le persone care, anche i parenti e tutti quanti. Noi vogliamo una grande affluenza della gente, che tutti possano essere coinvolti, toccati da questa festività. Noi ci siamo predisposti dall'inizio di toccare questi punti importanti e credo di averli raggiunti, no? Ci siamo mossi per quanto riguarda la parte spirituale, andando all'incontro di gente che non ha più l'autosufficienza di poter assistere alla festività, agli incontri che verranno da questo giorno in poi, no? Sono momenti molto toccanti, dove abbiamo visto che, ecco, veramente noi possiamo essere dei ponti. La diretta è stata una cosa che veramente volevamo, perché è la continuità, perché loro possono sentirsi partecipi.